eventi come questi servono perché raccontano una città che ha passato tante sofferenze, ma che è una delle città, e non lo dico per campanilismo, è una delle città più belle d'Italia e di conseguenza del mondo. È una città dove si vedono palazzi, monumenti ricostruiti con tecniche straordinarie e sperimentate sulla città del lago. Questo grande laboratorio a cielo aperto, l'università, i giovani che sono tornati a rianimare il centro. Abbiamo fatto delle iniziative con i due atenei che abbiamo per mettere a disposizione il patrimonio immobiliare del comune per gli studenti meritevoli. È una città dove stanno riaprendo negozi bellissimi, fra l'altro, che non sfigurerebbero in nessuna via dello shopping di una capitale europea. E naturalmente questa narrazione che supera quella della città fatta di tubi e giunti, di macerie, di palazzi incerottati, che ci sono ancora, perché non tutto è risolto, anzi. Però serve anche a dimostrare come un territorio che sembrava destinato a scomparire, ad estinguersi, una comunità condannata alla diaspora invece si è ritrovata ed è un segnale che va a tutta Italia, anche per territori che sono stati, ahimè, molto più sfortunati di noi.